Allora, ragazzi, lasciamo questa stanza che è praticamente orribile, diciamo, questa è la stanza per i tedeschi, proprio perché qui non dà un amore a niente, quindi basta che ce l'hai in un letto per dormire. E quindi lasciamo per un'altra stanza che ha un terrazzino, però vista piscina, parzialmente vista panoramica, purtroppo è l'unica che ci sta, hanno riuscito a fare il cambio proprio perché abbiamo minacciato di andarcene. Quindi praticamente subito hanno trovato la soluzione. Quindi adesso andiamo lì, andiamo a mettere Oui. la roba Lauro. e subito facciamo. Lauro. Allora ragazzi, la tipologia della camera è sempre la stessa, però almeno c'è terrazzo, balcone, non è la stessa cosa. Pulizia, vi giuro, ci sta un odore di pulizia. Non sarà così, ah, non sarà proprio anche da due sensi. Allora, quel fumo che voi vedete là, io poi ve lo volevo inquadrare quando stavo facendo la colazione, quello è praticamente, non è un fuoco, vedete il fumo che è vicino all'albero, guardate. Quello è praticamente il vapore che esce dalla montagna, perché qui Ischia è praticamente tutta vulcanica. Che pure bella sta stanza. Voilà. Allora ragazzi, a più tardi. Ragazzi, devo confessare che è una figata pazzesca. Massaggio qui. Adesso mo riprendiamo, è la puttana in mezzo finita là. Io mo non sei un attento, se tu ti andai a pigliare le gambe. E questo qua seduto, sdraiato nella poltrona di marmo, è una figata che non lo potete immaginare. Sperando che almeno si sparta e se ne va. Allora, non so se voi riuscite a capire la situazione. Allora, questa qua che voi vedete è praticamente acqua termale che vi dà quindi la possibilità di aggiungere dei sali minerali al vostro corpo. Ma non solo, anche questo panorama, il sole, acqua che a una temperatura che anche invernale sarebbe idonea senza nessun tipo di problema. Ischia è tutta così. Allora, ragazzi, qua è praticamente la totale figata. Ischia, a differenza di Capri, va praticamente molto più termale, proprio perché è vulcanica, e quindi automaticamente qui deve fare tutto questo tipo di cure, ma anche praticamente i panni. Immaginate che state seduti qua, sdraiati, su questa straordinaria poltrona in mano, dove scorga all'interno in modo naturale tutta l'acqua che fa da idromassaggio, che è acqua naturale, termale, e stanno aperti 24 ore su 24. Queste piscine sono funzionanti 24 ore su 24, quindi potete venire anche la notte e vi potete venire a fare la mia. Quindi io non so, guardate come veramente una grandissima figata. Allora, logicamente queste cose qui a Ischia non le troverete, perché ogni luogo ha una sua particolarità. Quindi quello che voi vedete dietro a me non è un green screen, è naturale. Quindi immaginate che voi mettete così e variate come fate. Non solo, ma poi con tutte queste piscine che ci stanno, no? Variate proprio come fate. Scusa, giamburi alla vecchia casa, non muoio a giamburi, ma no, normale, a giamburi soffrendo.
Voilà. Quindi queste sono cose che troverete tu là. Da Ischia ci sta la possibilità di vedere Poseidon, il complesso termale di Poseidon. Potete andare a Sant'Angelo, dove avrete praticamente la possibilità di vedere i Maronti, e poi avete anche la possibilità di farvi il bagno naturale. Prendendo una barchetta con soli 2 euro, vi accompagnano come taxi in questa spiaggia che si può accedere solo attraverso il mare, e quindi prendete i bagni, perché là ci sta praticamente uno sgorgo di acqua a 100 gradi che poi man mano va a terminare nell'acqua, nel mare, e quindi diminuisce la temperatura, però porta con sé anche il fango, e quindi automaticamente il fango si riempie di tutti i sali minerali ed è veramente una cosa affittata. Certamente Ischia non è proprio per come Capri, no? Che non è proprio pariante, però se dovesse mettervi in forma, questo è proprio il luogo ideale. Poi non so voi, cioè quasi la cura del corpo e della mente è proprio obbligato. Voilà. Super estate legale. Allora ragazzi, a più tardi, io continuo a pariare e dopo andiamo un po' in sauna, aspettiamo mio fratello, e quindi andiamo in sauna e andiamo praticamente anche a pariare con massaggi, fanghi, eccetera. Ciao ciao a tutti. Allora ragazzi, restiamo anche lunedì, cioè domenica e lunedì partiamo, quindi facciamo un giorno in più, in modo che visitiamo un po' tutta la cosa, perché poi martedì dobbiamo andare a fare la visita per la protesi a Elio. Adesso io vado a verificare tutte le altre piscine, andremo anche a visitare tutti gli altri hotel, quindi avete una linea generale su per giù degli hotel qui, che a modesto parere sono fenomenali. A più tardi. Buono. Allora ragazzi, qua ci sta un bel menù molto ricco e molto ideale proprio per diciamo una dieta. Per esempio questo è interessante per chi non vuole ingrassare. Per esempio trovo interessante questa insalata con finocchio, arance e olive di Gaeta. Insalata con valeriano, verdure di stagione. Molto bello, anche molto economico. Allora ragazzi, un po' di roba simpatica. Adesso vengono anche questi spaghetti di roba che io mi metto. Che c'è? E ci mettiamo pure lo spaghettino. Guardate quanta filibbia. Bella. Mi già sopra un momagnos. Ci dicevo proprio la verità. Dato che spino. Allora ragazzi, siamo qui in diretta, è venuto mio fratello Pasquale con un messaggio specifico a Tony in Bimbo, vai. Ciao a tutti, soprattutto a Tony. Un bacio, saluto, un abbraccio. Vabbè, logicamente non te ne faccio cazzo come ce l'ho io, no, sulla telecamera. Sono troppo portato per queste. Beh ragazzi, come facevo io a non fotografarlo? Cioè me lo dite voi. Non ho mai visto, mannaggia quanto è bello questo tramonto, maronna santa, ma vi rendete conto?
una salamandrina. Wow. Cioè, non lo so, vi rendete conto qua? Cazzarola. Non lo so, ragazzi, vi rendete conto che tramonto? Cioè, questo è proprio un tramonto. Questo si chiama tramonto. Questi sono che tramonti qua. E là stava scritto nel libricino: non perdetevi l'alba e non perdetevi il tramonto, che vedete degli effetti speciali, naturali, non indifferenti. E io non ci credevo. Poi, cioè, rendete conto quanto cazzo è bello. Voi non riuscite a comprenderlo con la telecamera. Vi garantisco al 100% che vederlo con i propri occhi è proprio tutto nato un mondo, cioè è proprio nata cosa, cioè è proprio nata storia. Ma da muria vecchia mommo a casa. Ma che si mi aspetta? Ma che si mi aspetta? Vediamo rapido, no? Cioè, voglio. Allora, noi continuiamo la nostra avventura. Mostra, diciamo che Elio stasera vorrebbe uscire. Ho telefonato e dicono che Sant'Angelo per il momento è ancora un po' problematica per Elio, perché Sant'Angelo veramente è un po' problematica. E quindi allora, Sant'Angelo quindi è un po' problematico. E ci sta il centro qui, che si potrebbe andare benissimo. Il centro di Ischia, e dicono che alla fine, diciamo che è bello, ristorantino e compagnia varia. E poi ci sta Forio, dove abita mio fratello. Ma io a Forio dove abita mio fratello non ho mai visto qualcosa di interessante, però. Però dicono che per la notte fuori alla zona Porto, che ci stanno molti ristoranti tipici, non lo so. A più tardi.